Un notebook di 20.000 euro, quanto basta per giustificare timore e preoccupazione intorno allo stato di salute dell'ente Manifestazioni Pescarese? L'interrogazione presentata questa mattina dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale Piero Giampietro è slittata alla prossima seduta, in apparenza per ragioni tecniche, in realtà per consentire alla Giunta di approfondire la questione legata al mancato pagamento delle ultime due quote del socio privato Amici dell'ente Manifestazioni, che rischia dopo oltre 70 anni di far sciogliere il glorioso sodalizio. L'ente ha due soci, il comune e un socio privato. È emerso in commissione che il socio privato dovrebbe essere moroso di due quote, che potrebbe questo compromettere l'estromissione del socio privato dall'ente, che dovrebbe portare allo scioglimento dell'ente stesso. Quindi siamo molto preoccupati perché dopo più di 70 anni l'ente rischierebbe, se non ci fossero smentite, di essere sciolto. Ma al tempo stesso abbiamo diverse richieste di privati che vogliono entrare nell'ente e le cui richieste giacciono ormai ferme da diversi anni in maniera inspiegabile. E quindi vogliamo salvare l'ente e chiedere il perché alla Giunta. Fino a questo momento l'ente non ha dato nessuna risposta a chi ha chiesto legittimamente di entrare e invece rischia, mantenendo quello che a tutti gli effetti sembrerebbe essere un socio forse moroso, nell'ente, rischiando di compromettere la stessa esistenza dell'ente. Assessore Carota, qual è la situazione dell'ente Manifestazioni Pescarese ad oggi? È una situazione a seguito dell'interrogazione presentata dal PD che stiamo valutando con gli uffici, perché tra l'altro si tratta di una questione che investe più assessorati e in generale il comune come socio dell'ente Manifestazioni. E in ogni caso, da capire, insomma, la morosità di questo soggetto privato rispetto alle quote da versare all'ente. Addirittura il PD parla di rischio, in qualche modo, chiusura dell'ente Manifestazione. C'è sicuramente un'autonomia contabile da parte dell'ente Manifestazioni. Verificheremo insieme al sindaco che comunque partecipa all'attività dell'ente come socio dell'ente stesso, e quindi sulla base di tutto quello che riusciamo a verificare a seguito di ciò che è stato richiesto, avremo la situazione ancora più chiara.